Allora, oggi vediamo un concetto che abbiamo già visto in realtà in parte precedentemente, dopo limiti, e sono una famiglia di funzioni che sosteniamo di funzioni continue. L'idea di funzione continua è questa. Abbiamo visto quando abbiamo calcolato i limiti, nella maggior parte dei casi, per calcolare il valore del limite è sufficiente sostituire il valore di x con 0 alla x nell'espressione della funzione. Quando questo accade, allora quel tipo di funzione si chiama continua. E l'idea è il fatto che se mi interessa il comportamento della funzione vicino a un certo, quando x è vicino a un certo valore, che nel caso si chiama p, allora la funzione approssima proprio il valore che essa assume nel punto stesso. È apparentemente banale, ma in realtà è importante. Praticamente questo nasce, l'esigenza, dall'analisi di sulla costruzione della propagazione del calore. Questo l'ho precisato dopo aver introdotto il concetto di limite che in realtà è molto più tardi. Ok? Formalmente si dice che una funzione y uguale a f di x è continua in un punto. La continuità è una proprietà che nasce in un punto, si definisce per punti. Se esiste un x con 0, quindi x con 0 deve essere appartenente al dominio, devo poter calcolare la funzione proprio in x con 0. Il x con 0 è convergente, cioè non solo calcolare un x con 0, ma esiste ed è finito il limite per x che tende a x con 0 di f di x, che vale un certo numero reale L, e il valore del limite è proprio il valore che la funzione assume in x con 0. Queste tre proprietà, ditemi se posso andare avanti, si possono sintetizzare dicendo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x vale f di x. Perché il limite è proprio il valore che la funzione assume quando al posto di x scrivo x con 0. Ovviamente affinché questa espressione abbia senso, affinché x possa tendere a x con 0 deve essere un punto di accumulazione per il dominio. Che ogni intorno di x con 0 deve contenere infiniti punti del dominio, se no non posso calcolare la funzione quando x approssima x con 0. La continuità non si applica a punti isolati. Le tre proprietà di prima sono riassunte in questa scrittura. Essendo una proprietà che fa appello ai limiti, questo è un grafico quando x approssima x con 0 e f di x approssima il valore che la funzione assume proprio di x con 0. Essendo una proprietà che fa appello ai limiti, ripeto, è eredita tutte le proprietà dei limiti. E in particolare andiamo a vedere le funzioni elementari. Se la funzione è costante, questa naturalmente continua in tutto il suo dominio. Perché? Perché assume in ogni punto lo stesso valore. X non uguale a 3, funzione costante, dovunque vale 3, naturalmente è continuo, qualunque sia x con 0, perché assume sempre lo stesso valore, non può non essere continuo. Prego. La funzione di identità anche lo è. Se y è uguale a x, qualunque sia x con 0, il limite per x tende a x con 0 di f di x, cioè di x, vale x con 0 stesso. Quindi anche questa funzione continua, l'identità lo è. E poi utilizzando il teorema che abbiamo visto sul calcolo dei limiti, è abbastanza semplice e intuitivo dire che se ho due funzioni continue, le
lo è anche la loro somma e la loro differenza. Perché? Perché il limite della somma è uguale alla somma dei limiti e il limite della differenza è uguale alla differenza dei limiti. Quindi se sono continue sia f che g, lo sono anche la loro somma e la loro differenza, così come lo è il prodotto per una costante. Se f di x tende a f di x con 0, allora k volte f di x tenderà a k volte f di x con 0. Lo stesso vale per il rapporto e per il prodotto, a patto che il denominatore in x con 0 non sia nullo. Quindi ripeto, se ho funzioni continue, posso costruire funzioni continue sommandole, sottraendo l'una all'altra, facendone il prodotto e il rapporto. L'unico punto delicato è nel rapporto, il denominatore non deve essere 0, perché in quel caso non posso calcolare funzioni in quel punto. Ok? Se invece ho una funzione continua sotto radice, allora continuità si mantiene in tutti i punti in cui la funzione non è negativa, perché il radicando delle funzioni, radicando delle radici, coince pari soprattutto, non è calcolabile se la grandezza che ha sotto radice è negativa. Su nulla va bene, ma negativa. Anche questo, ripeto, è una conseguenza delle proprietà che abbiamo visto sul calcolo dei limiti. Qualcosa di più invece, e di non banale, fa il caso dirlo quando le funzioni sono continue non solo in punto ma in un intervallo. In questo caso vuol dire qualcosa di più. E vale il seguente teorema, teorema detto di Bolzano o di Bolzano Estras. Se la nostra funzione è continua non solo in qualche punto ma in tutto l'intervallo che sia chiuso, contiene gli estremi e limitato, ah, lì sono entrambi finiti, attenzione a questo punto è molto importante, se la funzione è continua in tutto un intervallo chiuso e limitato, con ai finiti estremi inclusi, allora valgono le seguenti conseguenze. Prima conseguenza, la funzione è limitata, cioè il suo codominio, l'insieme di valori assunti dalle y, è anch'esso limitato. Detto all'incontrario, la funzione non può divergere. Se la funzione continua, l'intervallo chiuso e limitato, non diverge. Attenzione a questo. Prendiamo la funzione, per esempio, y uguale a 1 su x. Se l'intervallo lo prendo, anziché chiuso limitato, lo prendo aperto, se l'intervallo 0, 1, questa funzione è ovunque continua, perché lo 0 è escluso. Il 0 diverge, ma se prendo l'intervallo aperto senza lo 0, questa funzione in tutto 0, 1 è continua, però il 0 diverge, quindi nell'intervallo 0, 1 non è vero che la funzione è limitata, pur essendo continua. Quindi il fatto che l'intervallo sia chiuso e limitato, cioè che contenga gli estremi, è essenziale affinché valga per la proprietà. Se la funzione continua in intervallo chiuso limitato, essa stessa è limitata, cioè il codominio è limitato, non diverge. Seconda proprietà, essendo limitato, assume anche un massimo e un minimo assoluti in quell'intervallo. Se ci sono due numeri, chiamiamoli m grande ed m piccolo, in modo tale che la funzione non è mai più grande di m, non è mai più piccola di m piccolo. Inoltre, terza proprietà, stante m grande massimo della funzione, minimo della funzione,
e si assume la funzione assume almeno una volta tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo. Ok? Non so se avessi un grafico per illustrare questo. C'è un intervallo AB. Questo intervallo ha funzione continua. A è limitata, non va mai oltre M grande, mai sotto M piccolo, assume il massimo e il minimo. Massimo e minimo in questo senso sono il massimo e il minimo dell'insieme delle Y. E qualunque numero io prenda tra M grande e M piccolo, quindi qualunque retta io prenda che taglia, che passa per qualunque punto tra M grande e M piccolo, questa retta intersca la funzione almeno una volta. Prendete lambda compreso tra M grande e M piccolo, lambda è un valore che trovo in corrispondenza di almeno una X, quindi l'hanno chiamata. Okay. Questo però non dito l'altro di sabbia. Si può interpretare dicendo che se la funzione è continua, l'intervallo è chiuso e limitato, allora posso disegnarla senza staccare mai la presa dal foglio. Cosa che non posso fare in qualsiasi altro caso. Qualunque funzione io abbia nell'intervallo A, B, uso limitato, se la funzione è continua, non importa quanto sia complicata, allora posso disegnarla senza mai togliere la penna dal foglio. Se invece non è continua, prendiamo ad esempio 1 su x, come prima, tra meno 1 e 1, per disegnare i due rami devo staccare la penna dal foglio. Non posso disegnarla tutta senza staccare la penna. Conseguenza del teorema di Boltzmann-Weierstrass. Questa conseguenza viene molto utilizzata in aritmetica. Se considero una funzione x uguale f di x continua nell'intervallo chiuso e limitato a b e se la funzione assume segni diversi agli estremi, ad esempio se in A è positivo e in B è negativo o viceversa, basta che i segni siano diversi, allora sono sicuro che esiste almeno un punto interno ad AB dove la funzione sia nulla. Ad esempio, se f in A è negativo e in B è positiva, quindi in A vale questo f di A, questo è f di B, in A è negativa e in B è positiva, sono certo che almeno in un punto tra A e B la funzione sia nulla. Vediamo il primo motivo grafico. Se devo disegnarla, e posso disegnarla essendo continua senza staccare la penna dal foglio, necessariamente devo attraversare lo zero da qualche parte. Esiste un punto x con 0
dove la funzione ce n'è almeno una questo perché vale? Perché essenzialmente torniamo al grafico di prima. Se ad esempio qui in A la funzione è negativa, in B è positiva. Se in B la funzione è positiva, il massimo non può essere negativo. Se la funzione assume almeno il numero di un valore positivo, il massimo non può essere negativo, il massimo è sicuramente positivo. Se in A è negativa la funzione, significa che il suo minimo non può essere positivo. Da qualche parte, cioè il minimo è sicuramente un numero negativo, minore o uguale a quello che assume in A. Ma se il minimo è negativo e il massimo è positivo, il teorema di Bolzano-Weiss assume almeno una volta tutti i valori tra il massimo e il minimo, almeno una volta deve assumere il valore 0. Quindi almeno in un punto deve annullarsi. Okay. Gli zeri della funzione sono i punti in cui la funzione si annulla. C è uno zero della funzione. C'è un gergo, un modo di dire. Però la definizione degli zeri dice la funzione da qualche parte si annulla. D'accordo? Ho saltato qualcosa. La dimostrazione per quello che vi ho raccontato prima. Questo il tema sull'esistenza degli zeri ha un utilizzo molto diffuso in analisi numerica, cioè dove non posso fare conti analiticamente. Supponete che avesse un'equazione da risolvere dove la forma della funzione è molto complicata. Risolverla analiticamente è molto difficile, oppure addirittura non si può, qualche volta non si può. Basti pensare che esiste una formula risolutiva generale solo per le equazioni di quarto grado, cioè di quinto grado non hanno una formula risolutiva. Ricordate quelle di secondo grado, c'è la formula x uguale a meno b più o meno l'incidenza eccetera, ce n'è un'analoga per il terzo grado, quelle di quarto grado in qualche caso hanno una formula risolutiva generale, quelle di quinto sicuramente non ce l'hanno. Già una equazione polinomiale di quinto grado sono risolventi in generale. Ok? Allora, se mi interessa risolvere una questione di questo tipo, dove la soluzione analitica non c'è, come faccio a risolverla? Beh, se nel caso semplice f di x è un polinomio, il polinomio è continuo su tutto quanto il suo dominio, allora faccio una serie di calcoli che mi consentono di vincolare la soluzione con la precisione che mi piace, che mi va bene, e devi trovare una soluzione che risolva l'equazione f di x uguale a 0. Ora faccio un tentativo, se trovo un x1 dove la funzione, pur non essendo nulla, ma ad esempio so che è, vedo che è negativa, allora in x1 la funzione sta qua sotto. Trovo un altro numero, x2, dove la funzione assume un valore positivo. X2 so, la funzione sta lì sopra. Se f di x è continua, se è un polinomio continuo su tutto R, è continuo anche in questo intervallo. Ne deduco che da qualche parte qua in mezzo c'è la mia soluzione. Okay? Quindi cosa faccio? Prendo il punto medio, x3, e vedo che segno ho la funzione di x3.
Se la soluzione è positiva, significa, per il teorema che abbiamo appena visto, che la soluzione sta tra e 2 o tra 1 e 3. Di quali di questi due intervalli ho sicuramente una soluzione? L'intervallo in cui la funzione è opposta agli estremi. Okay? Qui potrebbe essercene un'altra, ma non ne sono sicuro. Invece sono certo che c'è qua dentro. E continuo. Prendo x4, rianalizzo il segno di x4 e rimpicciolisco l'intervallo fin tanto che non si riduce sotto una certa grandezza, 10. Cioè, se voglio una soluzione più o meno di una certa precisione, è sufficiente che il mio intervallo sia più piccolo di questa grandezza. Potrebbe essere un milionesimo, un miliardesimo, un centomiliardesimo, quello che voglio. Posso farlo fare a un computer che in pochissimo tempo mi dice: guarda, la tua soluzione è tot, con un'incertezza che è la semi-ampiezza dell'intervallo. Questo si fa molto molto rapidamente. Okay. L'unica cosa, se la funzione è polinomiale, il computer sta poco a calcolare, potrebbe essere una funzione molto complessa. Ma comunque, se riesco a calcolarla, cioè se è continua, questa procedura molto rapidamente mi dà la soluzione. Non è una soluzione esatta, ma tanto la soluzione esatta non riesco comunque a calcolarla, poi è approssimato in qualche modo. D'accordo? Questo è un metodo che mi garantisce di trovare la soluzione, una soluzione, applicando la proprietà delle funzioni continue. Tutto chiaro fin qua? Come sempre succede, i punti interessanti sono quelli in cui le cose vanno storte, sono i punti patologici. In che modo una funzione può non essere continua? Quindi sono i punti in cui la funzione è discontinua. Ci possono essere tre tipi di discontinuità. La prima è quella in cui la funzione, nel punto in questione, in zero, ammette limite destro e sinistro, ma questi sono diversi. Se quando x approssima x con 0 per valori in eccesso x con 0 e quando x approssima x con 0 per valori in difetto x con 0, i due limiti non hanno lo stesso valore, sono entrambi finiti ma sono diversi, allora ho il primo tipo di discontinuità e la chiamo a salto, perché la funzione passa da questo limite a questo. La loro differenza si chiama ampiezza del salto. Anche le funzioni possono saltare, uno sportivo. Per esempio la funzione segno, x fratto valore assoluto di x. In zero questa funzione ha un salto, è discontinua. Perché? Perché a sinistra di zero vale 1, x su x, se sono positivi, qualunque sia x vale 1. Numero diviso se stesso è 1. A sinistra di 0, se x è negativo, il valore assoluto di x è l'opposto di x e quindi meno 5 di meno 5 fa meno 1. Se x è negativo, la funzione segno gli dà meno 1. Quindi vale meno 1 a sinistra di 0, 1 a destra. In 0, quindi il limite destro è più 1, quello sinistro è meno 1. E in 0 ha un salto di ampiezza 2, 1 meno meno 1, e da un punto di discontinuità di prima specie. Il suo grafico è questo, questa è l'ampiezza del salto. Il secondo tipo di discontinuità da quando la funzione zero ha un limite che o non esiste, che non è calcolabile, o ha
anche uno solo dei due limiti, destro e sinistro, divergono. Ripeto, cioè, nella discontinuità di prima specie, se il limite destro e sinistro sono entrambi finiti, ma diversi. Se uno dei due, o solo quello destro o solo quello sinistro, entrambi divergono, o non sono calcolabili, la funzione è una discontinuità di seconda specie, o a divergenza. Quindi se ho un infinito, se ho una divergenza, questa discontinuità è associata a un asintoto verticale. Per esempio, 1 su x meno 2, per x che tende a 2 questa funzione diverge, tiro 1 fra 0. Quindi nel punto x uguale a 2 la funzione non è calcolabile, 2 non fa parte del dominio, e la discontinuità di seconda specie è la divergenza, e la retta x uguale a 2 è asintoto verticale. In rosso vedete il grafico della funzione, la retta x uguale a 2 è asintoto verticale. Attenzione, data la funzione, andiamo a vedere se il denominatore si annulla. Dove si annulla il denominatore, molto probabilmente c'è una discontinuità divergenza, e se la divergenza è a più infinito o a meno infinito ce lo dirà il segno della funzione. Stabilito che c'è un asintoto, prima vedere se la funzione va a più infinito o a meno infinito. Cioè, qual è il limite di infinito? Terza specie e l'ultima specie di probabilità. Qui viene violato il terzo punto del giudizio di continuità. La funzione di x con 0 ammette il limite finito, x con 0 è convergente, cioè il limite destro e sinistro sono lo stesso numero finito, reale, ma questo limite non coincide con il valore della funzione, perché o non è calcolabile, perché gli scontri magari non esiste, o vale altro. In questo caso si dice la funzione è una discontinuità eliminabile o di terza specie. Per esempio, la funzione vale x alla terza più 2 se x è più piccolo di 2, vale 5 di 2, x alla sesta più 6 se x è maggiore di 2. In 2 il limite destro vale 4 più 6 che è 10, il limite sinistro vale 8 più 2 che è 10, ma in 2 non vale 10, vale 5. Questa funzione è una discontinuità di terza specie, perché il limite destro e sinistro esistono, sono finiti e sono identici, ma non sono uguali al valore della funzione in quel punto. Per quale sarà? Ad esempio, x meno 2, il dominio della funzione è fatto da numeri reali diversi da 2. In 2 la funzione non esiste perché si annulla il denominatore. Tuttavia il limite per x che tende a 2 della funzione
cioè la seconda meno 4, fattrice meno 2, qui posso scomporre il numeratore 10 meno 2 meno 2, è una forma determinata. Il limite è 4, sia da destra che da sinistra. Ma 4 non è il valore della funzione in 2, perché in 2 la funzione non c'è, non è calcolabile, non esiste. Quindi ho una discontinuità di terza specie o di terzo tipo. Da dove nasce la parola eliminabile? Beh, è eliminabile perché? Perché posso definire un'altra funzione g di x che è uguale a f di x se x è diverso da 2 ed è uguale a 4 se x è 2. Nel nostro caso f di x la possiamo scrivere esplicitamente. Questa funzione in 2 è continua perché in 2 assume proprio il valore del limite e in questo caso ho rimosso o eliminato la discontinuità. Posso costruire una funzione che è ovunque identica alla precedente tranne nel punto dove la precedente ha una discontinuità e definisco la nuova funzione uguale proprio al limite della vecchia quando x vale 2, x tende a 2. In questo modo g non ha questo problema, g di x in 2 continua. Ce l'ho tipicamente quando ho le forme determinate tipo 0 su 0. Ok? Da qui nasce la parola eliminabile. Tutto chiaro? In generale un rapporto di polinomi è continuo perché la funzione che è un rapporto di funzioni continue, quindi è una funzione continua tranne nei punti nei quali si annulla il denominatore. Il dominio della funzione sono tutte le x reali diversi da più o meno 3, se la seconda meno 9 si annulla in 3 e meno 3. Quindi in 3 e meno 3 la funzione, visto che annulla il denominatore, probabilmente ha una discontinuità di qualche tipo. Per vedere che tipo di discontinuità bisogna andare a vedere come si comporta la funzione quando x tende a 3 e a meno 3, vedere il limite. Quindi se x tende a 3, la seconda meno 5, 6, in 3 ho il numeratore 9 meno 15 più 6, 0. Ho una forma del tipo 0 su 0. Quindi ho una forma determinata, 9 su 10, allora ho una discontinuità eliminabile. Per sapere se posso eliminarla o no, devo andare a scomporre il numeratore.
denominatore è facile da scomporre, x meno 3 per x più 3. Il numeratore, devo andare a trovare quali sono i suoi zeri, calcolo il delta, 25 meno 24 che è 1, i due valori che l'annullano, 5 più o meno 1 diviso 2, che sono 5 più 1, 6 diviso 2, 3, 5 meno 1, 4 diviso 2, 2, quindi x meno 3 per x meno 2. X meno 3 si semplifica, in 3 la funzione tende a 3 meno 1 che fa 1, diviso 3 più 3 che fa 6, un sesto. La discontinuità in 3 è una discontinuità eliminabile, e la funzione in 3 converge a un sesto. Viceversa, in meno 3 speriamo di aver fatto la stessa scomposizione, x meno 2 x. Il denominatore si annulla, ma il numeratore no. Il numeratore tende a meno 5, la funzione è diversa. X uguale a meno 3 è asintoto verticale. E ho una discontinuità di seconda specie. Mentre la precedente era di terza specie. Okay. Quindi c'è un asintoto verticale associato solo al meno 3. In più 3 non ho asintoto. Anche se entrambi, sia 3 che meno 3, annullano il denominatore, solo dove la funzione diverge ho l'asintoto verticale. Attenzione al fatto che l'annullarsi del denominatore non comporta automaticamente la presenza di un asintoto. Ok? Questo argomento resta da vedere ancora gli altri due tipi di asintoti che vediamo per la volta prossima. Adesso ci vediamo.